E siamo alla pallavolo, la SIR Perugia ferma a causa Covid, diversi giocatori positivi, lo ricordiamo, nei prossimi giorni in base al responso dei nuovi tamponi si capirà se sarà possibile o meno giocare la gara di domenica prossima contro la Lube Civitanova o dovrà essere rimandata esattamente come è accaduto per le sfide con Milano e Modena. Intanto nella Serie A1 femminile c'è stato l'esordio di Cocce Mazzanti sulla panchina della Bartoccini Fortinfissi, un esordio particolarmente felice, vediamo. Esordio col botto per il neotecnico Davide Mazzanti sulla panchina della Bartoccini Fortinfissi, che torna al successo andando a vincere lo scontro diretto salvezza sul campo del Millennium Brescia. Una vittoria di inestimabile valore anche per il modo in cui viene conquistata, 15-13 al tie-break. Dopo oltre un'ora e mezzo di gioco, due set ad altissimo livello, i primi due la capacità fisica e mentale di portare a casa un quinto parziale, per giunta e rimonta, dopo aver perduto terzo e quarto. Insomma, una sfida incredibile, quella al Palageorge di Montichiari, con le magliette nere che dimostrano da subito una carica speciale, diversa dal solito. E il break a muro è strepitosa, Avelkova finalmente sui livelli tanto attesi, 25-21, 25-18 i primi due set, ma la sfida non finisce qui, perché Brescia reagisce e porta il match al tie-break, quando sembra tutto compromesso, ovvero 12-9. Per le padrone di casa un finale esaltante regala a Perugia due punti d'oro, la consapevolezza che questa squadra ha davvero tutto per potersi salvare.